Michel, allora, neanche il tempo quasi di gioire per questa vittoria nel derby con la Salernitana, che già c'è l'impegno di campionato ravvicinato con la regina, insomma. Sì, dai, ci siamo goduti la serata dopo la partita, come è giusto che sia. Adesso c'è una partita altamente importante come quella con la regina, perché bisogna vincere, se no è tutto, non abbiamo fatto niente, altrimenti la vittoria con la Salernitana e le altre 4 3 vittorie che abbiamo fatto sono valse a nulla. Quindi bisogna continuare questo passo e abbiamo una partita difficile, perché è tutto un altro campionato adesso. Sappiamo benissimo che il girone di ritorno è totalmente differente, quindi dobbiamo prendere con le pinze qualsiasi tipo di partita, entrare in campo con la stessa mentalità che stiamo avendo in queste ultime domeniche e fare la nostra partita. Ecco, in effetti dalla capolista al fanalino di coda, c'è paura che questa differenza di quota possa nuocere. Ma se entriamo in campo questo spirito, ti nuoce, sì, assolutamente sì. Invece noi dobbiamo, ripeto, dobbiamo prendere la partita come fosse giochiamo con la Salernitana, anche perché è così, perché regia è sempre regina. Parliamo di una società che fino all'anno scorso ha fatto Serie B, una squadra giocatori importanti, quindi assolutamente è una partita da vincere, ma non solo da vincere, da avere lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto la stessa domenica, perché sennò diventa difficile, assolutamente difficile. Regina oltretutto penalizzata anche di 4 punti in classifica, una squadra in difficoltà, però martedì scorso ha centrato una vittoria. Questa è la dimostrazione che è un campionato difficile, che come ho detto prima il girone di ritorno è tutto un altro campionato. Hanno fatto giocare tanti giovani, quindi sono giocatori che non hanno paura di niente, ragazzi che non hanno paura di niente, quindi verranno qua con la consapevolezza che possono, non hanno nulla da perdere, quindi da perdere abbiamo soltanto noi, ripeto, perché se non facciamo la nostra partita tutto quello che abbiamo fatto fino adesso non è valso a nulla, quindi ripeto, dobbiamo entrare in campo con la stessa concentrazione e vincere. Ecco, in ottica campionato, anche dopo questa vittoria con la Salernitana, si continua a guardare a un impegno per volta, oppure magari già vi cominciate a porre qualche obiettivo? No, non ci sono obiettivi, il nostro rimane sempre quello, è quello di rimanere, di fare il meglio possibile, di rimanere il più attaccati possibile. Ripeto, non è facile, perché non è facile, sono 19 partite, è lunghissimo. Però, ripeto, noi siamo un gruppo, abbiamo dimostrato di essere un gruppo importante dall'inizio. 36 punti sono tanti. Però, ripeto, non abbiamo fatto nulla, assolutamente nulla, perché come ho detto prima, se poi non continui su questa strada diventa difficile. Quindi dobbiamo essere capaci e bravi e continuare ad allenarci allo stesso spirito che stiamo avendo le ultime domeniche. E poi sicuramente sarà tutto più facile. Ripeto, non si possono vincere tutte le partite, dimostrazione le squadre che erano sopra, quindi che stavano alte, stavano tanto lontane. Adesso invece sono tante vicine che hanno tutte cominciato nel porre anche di noi. Quindi dobbiamo essere consapevoli della nostra forza, rispettare l'avversario, ma mettercela tutta. Ecco, quest'ultimo aspetto che dicevo è già una gratificazione, adesso le squadre cominciano ad aver paura della Casertana. Ma sì, ma già c'erano prima, nel senso che sapevano, cioè, non abbiamo mai fatto male noi, quindi di conseguenza quando affrontavano noi sapevano di affrontare la nostra squadra. Adesso forse la prenderanno ancora peggio per noi, nel senso che entreranno in campo con maggiore concentrazione, con maggiore consapevolezza di trovare davanti a loro una squadra che è forte. Noi dal nostro canto, ripeto, dobbiamo essere bravi a tenere sempre alta concentrazione, tenere sempre la giusta mentalità, la giusta voglia di far bene e continuare a pedalare, perché è ancora lunga.